siamo arrivati a un anno molto interessante, che è il 1806, e nel 1806 noi vediamo il regno di Etruria che è costretto a adeguarsi a una normativa che è una normativa che Napoleone ha imposto, il codice civile. Il codice civile viene pubblicato nel 1804, ma nella versione italiana viene pubblicato a Firenze nel 1806. E questa è l'edizione fiorentina del codice napoleonico del 1804. Questo codice è un codice importantissimo e anche i toscani sono dunque a contatto con una realtà di grande innovazione, soprattutto perché il codice civile fissa quello che è il presupposto essenziale per godere dei diritti civili. Per godere dei diritti civili, qual è il requisito essenziale? Bisogna essere nati. Questo per noi può sembrare veramente ridicolo. Logico che si deve essere nato, già. Chi registrava le nascite? Solo i preti, solo i sacerdoti che registravano che cosa? Registravano il battesimo. Ma venivano registrati gli ebrei? Venivano registrati i protestanti? No. Venivano protestati i senza fede? Ecco dunque l'importanza della registrazione della nascita. Per questo si dice, per godere dei diritti civili occorre prima di tutto il certificato di nascita. E voi vedete quante volte noi nel corso della nostra vita siamo stati costretti a presentare il certificato di nascita. E molto interessante dunque, nel codice civile, fin dall'inizio, il capitolo dedicato agli atti di nascita. Come devono essere fatte le dichiarazioni di nascita? Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi nei 3 giorni consecutivi al parto all'ufficiale dello stato civile a cui si dovrà presentare il fanciullo. Cioè volevano addirittura la presentazione fisica del bambino. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre e in mancanza di questo dai dottori di medicina o chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità o da altre persone che abbiano assistito al parto. L'atto di nascita sarà esteso alla presenza di 2 testimoni. Si indicheranno il giorno, l'ora e il luogo della medesima, il sesso del fanciullo, i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre, della madre e dei testimoni. Quindi un atto incredibile, voi vedete subito. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato sarà tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello Stato civile con le vesti e con gli altri effetti ritrovati presso il medesimo ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato. Quindi noi vediamo la compilazione di registri, e questi registri ancora oggi come si chiamano?
per godere dei diritti civili si deve essere nati e quindi si deve essere nello Stato civile. Quando noi andiamo in un comune per richiedere un documento di nascita, in quale ufficio andiamo? Andiamo nell'ufficio anagrafe Stato civile. Vedete, non è che sia cambiato, proprio perché Napoleone fissa dei principi, delle regole che supereranno di gran lunga il codice. Contemporaneamente cosa si fissa? Gli atti di matrimonio. Quindi vedete che è una società che si ordina in modo molto preciso. Prima della celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello Stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica avanti la porta della casa del comune con l'intervallo di 8 giorni. Le pubblicazioni e l'atto che ne verrà esteso esprimeranno i nomi, i cognomi, le professioni e i domicili dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori e di nomi, cognomi, le professioni e i domicili dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni e i luoghi, le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni e sarà iscritto in un solo registro. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta del comune durante gli 8 giorni di intervallo dall'una all'altra pubblicazione. Quindi vedete, lo Stato civile è realmente in piena efficienza. Per la prima volta nel codice si introduce il divorzio. E questo è un altro punto molto interessante. Quindi vedete atti di nascita, di matrimonio, però certi matrimoni falliscono, divorzio. Naturalmente è il 1804, l'orientamento è un orientamento in cui gli uomini hanno nettamente la prevalenza in senso di potere sulle donne. Per cui noi vediamo, potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie, ma la moglie non può chiedere il divorzio per causa d'adulterio del marito. Lo può fare però, e questo è già un punto molto interessante, lo può fare però per una circostanza specifica. Se il marito viene condannato per reati, la moglie può chiedere il divorzio. Quindi la moglie non può accettare supinamente una condanna del marito in sede giudiziaria, può decidere di chiudere la vicenda familiare. C'è poi un altro caso che riguarda il tradimento del marito, però è una circostanza molto particolare. Cioè la moglie può chiedere divorzio se il marito pretende di tenere l'amante insieme alla moglie in casa. Allora può chiedere il divorzio. Vedete, è una circostanza molto particolare. Però questo codice, che è un codice di gran lunga innovativo rispetto all'età precedente. Quindi questo codice comincia a circolare 1806 e nel regno di Etruria nel 1807 si decide la pubblicazione di un codice toscano. Questo è molto interessante. Il codice civile riguardava i rapporti fra i cittadini e quindi è un quadro normativo generale. Però qual è il codice che incide più nei rapporti fra i cittadini?
il codice che riguarda i reati che vengono commessi, quindi il codice penale. Il codice penale viene, per quello che riguarda la Toscana, emanato nel 1807. E chi lo emana ufficialmente? Carlo Lodovico, vedete, avete il frontespizio. Carlo Lodovico. Ma Carlo Lodovico, il re d'Etruria, quanti anni ha? È un bambino precoce, già fa il codice penale a 8 anni. Vedete, a 8 anni lui emana il codice. E naturalmente c'è dietro la madre Maria Luisa. E questo codice 1807, in parte recepisce quel testo celeberrimo di Cesare Beccaria dei delitti e delle pene del 1764. E cosa aveva argomentato Beccaria? Il rifiuto della pena di morte e della tortura. La tortura viene abolita e noi troviamo questo importante momento nel codice. Confermiamo la nostra sovrana autorità nella abolizione della tortura, non eccettuata in alcuna specie né verun caso. Quindi la tortura è definitivamente abolita. Però, quello che è molto interessante è vedere quello che rimane. La pena di morte è contemplata. Quindi Beccaria è ascoltato a metà. La pena di morte c'è. Quali sono le pene in vigore nel regno di Etruria 1807? Noi abbiamo il catalogo delle pene. Pene pecuniarie, multe. Poi si incomincia con pene che sono pene corporali, staffilate in privato, cioè alcuni che godevano però di particolare protezione venivano puniti con frustate in privato, quindi nessuno vedeva, sostanzialmente le ricevevano e basta, nessuno sapeva. Carcere, esilio con fino a Volterra, Volterra. La fortezza di Volterra era, ancora oggi un carcere famoso, era considerata un luogo di esilio. Gogna senza esilio. Per alcuni reati c'era la gogna, cioè veniva mostrato al pubblico il reo con un trattamento particolare, era imprigionato in dei ceppi, non si poteva muovere e veniva mostrato. Spesso poi le persone non solo inveivano contro chi era alla gogna, ma gli tiravano di tutto. Naturalmente verdure, uova, eccetera. Gogna senza esilio, la persona veniva mostrata, però tutto finiva lì. In casi più gravi, gogna con esilio. Poi, chi aveva particolari appoggi, vedete, frustate in privato, staffilate in privato. Chi invece non ce li aveva, frusta pubblica. Quindi veniva portato in piazza e frustato pubblicamente. Tutti lo vedevano, eccetera. Per reati infamanti c'era un'aggravante molto singolare. Frusta pubblica sull'asino. Cioè la persona veniva messa su un ciuco e frustata sul ciuco, cioè doppiamente preso in giro, era anche un ciuco. E questa
frusta pubblica sul giugo. Era la condanna più incredibile, perché tutti vedevano la persona frustata sul giugo. Ecco dunque. Lo facevano girare per la città, e frustato sul giù, nel cuore della città, capito? Naturalmente poi cosa vediamo? Vediamo lavori pubblici, cioè lavori forzati, pena di morte ignominiosa e infame. La persona veniva condannata a morte e l'esecuzione era un fatto clamoroso. Anche la pena dei pubblici lavori era particolarmente pesante, perché le persone venivano condannate ai lavori forzati e che dovevano avere un cartello attaccato al collo in cui sarà espresso il titolo del delitto, e dai 10 anni in su, e per i recidivi di fuga potrà il giudice aggiungere l'anello tondo al piede. Quindi per chi aveva 10 anni forzati oppure ha tentato di scappare, veniva messo un anello di ferro pesante al piede che rendeva difficili i movimenti. Dunque questo è il codice penale, e quindi noi vediamo la pena di morte pienamente presente. Con la pena di morte ignominiosa e infame saranno puniti tutti gli omicidi. Quindi la pena di morte veniva combinata per i casi di omicidi. E quindi questo codice viene emanato. Vedete un breve codice però molto molto intenso, ma il regno di Etruria è ormai alla fine. Napoleone Bonaparte decide che questa esperienza politica termini, e proprio nel 1807 il regno di Etruria viene fatto terminare con un accordo. Si promette a Maria Luisa di Borbone, al figlio Carlo Lodovico, prima di tutto un congruo indennizzo in denaro, e poi un futuro regno, probabilmente in Spagna. Ma tutto si conclude con una mesta carovana, e i fiorentini vedono partire Carlo Lodovico, Maria Luisa, parte della corte, e questo corteo termina con una bara, la bara di Ludovico di Borbone, che è stato esumato da San Lorenzo e sarà portato in Spagna e sepolto nella cappella dell'Escorial a Madrid. Quindi nel 1807 si prende in realtà il potere a Firenze. Lo prende Napoleone Bonaparte, e questi anni sono anni molto interessanti, perché questo potere a Firenze sarà tenuto da Napoleone Bonaparte fino al 1810, e nel 1810 lui prenderà una decisione importante. Aveva già dato a sua sorella, fino dal 1805, a sua sorella Elisa Lucca, aveva creato un principato, Napoleone, nel 1805, unendo Lucca e Piombino, e aveva fatto il principato di Lucca e Piombino, e l'aveva dato a sua sorella Elisa, che aveva sposato un generale napoleonico, Felice Basciocchi. Elisa Basciocchi Bonaparte. Elisa Basciocchi è un personaggio molto interessante, una donna di carattere, una donna molto forte, somigliava a Napoleone. E difatti Napoleone aveva nei confronti della sorella sempre un rapporto conflittuale, perché gli teneva testa. E insomma, uno scontro fra due Bonaparte era un fatto clamoroso.
E Elisa trasforma dal 1805 in avanti Lucca in un grande centro culturale. Tra l'altro noi troviamo a Lucca un celeberrimo musicista, perché Felice Paciocchi amava suonare il violino, ma era ovviamente un dilettante. Però per far studiare meglio il violino a Felice Paciocchi viene chiamato un violinista come suo docente di violino, e chi si sceglie? Il violinista più famoso, Paganini. Paganini invitato a Lucca. Paganini insegnante a un dilettante, voi potete solo immaginare come Paganini avrà reagito. Paganini però rimase a Lucca perché divenne subito amante di Elisa Paciocchi. Essere amante della sorella di Napoleone era indubbiamente un elemento di grande prestigio. Quindi Paganini a Lucca trionfò ancora di più, con buona pace di Felice Paciocchi, che non pare brillasse assolutamente nei progressi per il violino che suonava. E noi vediamo dunque nel 1810 ricreato il Granducato di Toscana. Napoleone vuole sistemare sua sorella dandogli ancora più potere, e praticamente nel 1810 di fatto noi vediamo il Granducato di Toscana allargato, perché questo Granducato cosa comprende? Non solo Firenze e tutto quello che era connesso a Firenze, ma Lucca e Piombino. Quindi noi possiamo dire comprende tutta la Toscana. Quindi Elisa e Felice si trasferiscono a Firenze. Viene anche Paganini, ma l'ambiente fiorentino non gli piace. Ormai poi anche questo rapporto esaurito con Elisa parte. E noi vediamo con il 1810 realmente nuove realtà nel caso fiorentino. Si discute molto a Firenze sul problema del vaiolo, perché una delle maggiori figure a livello politico che impone la vaccinazione a tutti gli abitanti è Elisa. Elisa Paciocchi Bonaparte lo fa prima a Lucca e poi a Firenze, e vediamo proprio a Firenze pubblicata nel 1809 un'opera breve ma molto significativa, La vaccina trionfante di tutti i suoi nemici. È inutile criticare le vaccinazioni. Le vaccinazioni contro il vaiolo sono necessarie. Vedete di oggi una polemica sulle vaccinazioni, 1809 Firenze. E ne è autore un medico che si chiama Giovan Battista Valletti. Anni fa c'era un noto dermatologo fiorentino che si chiamava Carlo Valletti. Vedete una interessante continuità. E praticamente noi vediamo, grazie a Valletti, l'affermazione della necessità della vaccinazione contro il vaiolo. E 1810, dicevo, anno molto importante anche per Firenze, perché? Perché Elisa vuole profonde trasformazioni, e queste profonde trasformazioni devono riguardare la società in senso largo. Benissimo le vaccinazioni contro il vaiolo, ma si deve pensare alla organizzazione della società. Stato civile, secondo quello che suo fratello ha stabilito, ma il nuovo trionfo del mondo napoleonico vede anche nuovi rapporti sociali. E cosa occorre? Occorre che uno dei settori più importanti della vita pubblica recepisca tutti questi cambiamenti.
quali ufficiali dello Stato sono preposti alle vere trasformazioni della società? Quelli che registrano soprattutto i cambiamenti di proprietà. I notai. I notai assumono un peso sempre più rilevante, ma questi notai ora, in una nuova società, cosa devono avere? Devono avere degli strumenti nuovi, non i vecchi formulari notarili che non sono lo specchio del codice napoleonico. Hanno bisogno di nuovi strumenti. E nel 1810 a Firenze cosa viene pubblicato? Il nuovo formulario notarile. Nuovo formulario notarile che è fondamentale. Noi abbiamo visto che le donne, sì, sono soggette ai mariti, però possono per esempio divorziare. Possono divorziare in caso di delinquenza del marito, in caso particolare di tradimento con un amante convivente, ma le donne cominciano a emergere nella società. E lo specchio di questo emergere è negli atti notarili. Questo è un dato interessantissimo. Perché? Perché il formulario notarile cosa contiene? I facsimile. Come deve essere steso un testamento? Ecco il formulario per estendere un testamento. Cosa deve fare il notaio? Copiare quel formulario. Ma nel formulario ufficiale che viene proposto a tutti i notai, cosa compare? Formula di testamento pubblico fatto avanti a un notaro e quattro testimoni, sapendo il testatore scrivere. Se il testatore sa scrivere, può fare un atto scritto davanti al notaio e a quattro testimoni. Il testamento. E chi fa testamento? Avanti a me, notaro imperiale, in presenza dei signori, compare, eccetera, 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 e nel prospetto chi fa testamento? Una donna. Ecco l'interessante, cioè la donna compare come figura che ha pieni diritti. Questo è l'elemento innovativo. E questo codice è un codice molto importante, perché noi cominciamo a vedere l'importanza della donna e l'importanza delle compravendite. Certamente anche nel periodo precedente le compravendite erano importanti, ma perché in questo momento sono particolarmente importanti? Perché nel 1808, fra il 1808 e il 1810, in Toscana, Napoleone ha preso una decisione clamorosa, una decisione drastica. Tutti i conventi devono divenire di proprietà dello Stato. Monache e frati devono scomparire. Ovviamente non si vuole farli scomparire fisicamente. Devono scomparire come ordini, e devono scomparire come monache frati. Naturalmente viene concesso a monache e frati di uscire dai conventi e di avere una loro vita. Per quei religiosi che invece sono convinti di dover restare, che hanno una fede antica, si lasciano alcuni conventi dove potranno rimanere per tutta la vita.
però non è più concesso avere dei novizi. Nessuno si deve più fare frate o monaco. Questo è il punto determinante. Fine degli ordini. Nel 1808 la gran parte degli ordini vengono soppressi, si salvano soltanto alcuni ordini che sono ordini di povertà, di carità. Per esempio si salva l'ordine francescano. L'ordine francescano non viene soppresso. Si salvano i calasanziani, l'ordine delle scuole pie, perché hanno funzioni educative. Ma nel 1810 anche questi ordini vengono soppressi. Per cui con il 1810 cosa noi vediamo? La fine dei religiosi regolari, monache e frati. Cosa succede? Tutti questi beni ecclesiastici divengono di proprietà dello Stato. E lo Stato che fa? Vende. Nella gran parte dei casi vende. Come vende? All'asta. Ecco l'importanza in questo momento dei notai. Ecco perché noi troviamo il nuovo codice notarile con tutti i formulari. Perché sostanzialmente il numero delle compravendite in questo momento, nel caso toscano, è impressionante. Perché molti comprano non solo parti di conventi, ma comprano soprattutto i beni che questi conventi avevano. Perché questi conventi avevano case, poderi, avevano in città tanti immobili che affittavano, e tanti, visti i prezzi bassi, perché voi capite bene, se noi facciamo un'asta di tanti beni, i prezzi sono bassi e quindi tante persone possono comprare una casa, possono comprare un podere. Ecco l'importanza degli atti notarili in questo momento. Naturalmente ci sono alcuni che sono molto alti, ci sono delle volpi come sempre, e che fanno? Ma sono beni della Chiesa, sono beni della Chiesa, ma l'anima ne risentirà. E allora cosa fanno queste volpi? Prima di comprare chiedono ai vescovi se è lecito moralmente comprare beni della Chiesa. I vescovi hanno l'ordine dal governo di dare l'autorizzazione a comprarli, perché sono beni del governo. E quindi queste volpi cosa ottengono dai vescovi? Per iscritto l'autorizzazione a comprare. Tutto questo avrà un peso molto importante a breve distanza. Quindi noi vediamo fra il 1808 e il 1810 un numero impressionante di vendite. Chi compra? Piccoli imprenditori, piccoli proprietari, contadini più ricchi. Cioè quale classe sociale finisce per emergere? Quella che noi oggi indichiamo come media e piccola borghesia. Cioè la media e piccola borghesia cosa fa? A spese della Chiesa si forma, si costituisce un piccolo patrimonio. Queste vendite hanno un enorme successo e cosa determinano? Grandi entrate. Napoleone però si comporta con giustizia e queste grandi entrate a cosa servono? Servono, nel caso toscano, a pagare tutti i debiti dello Stato. Quindi il debito pubblico, quelli che noi chiamiamo oggi BOT, CCT, che assillano il bilancio dello Stato, vengono eliminati a spese della Chiesa che paga e tutti questi imponi del tesoro scompaiono perché vengono ripagati. Ma avanza ancora del denaro e questo denaro viene versato per costituire un fondo
per dare a tutti i religiosi, monache e frati, una pensione, in modo che possano vivere dignitosamente per il resto della loro esistenza. Quindi vedete, viene trovata una formula per salvaguardare gli interessi dei principali protagonisti e per trarne il massimo utile. Contemporaneamente, qual è l'altro rovescio della medaglia? Naturalmente questi conventi, queste chiese, di che cosa sono piene? Di opere d'arte. E queste opere d'arte di chi divengono? Tutte dello Stato. Quindi le opere d'arte più importanti arricchiscono i musei. Ma quale museo in particolare? Arricchiscono il Museo Napoleone di Parigi, si intende, dove Napoleone ha raccolto le cose più belle di tutta Europa. Vengono anche a rimpinguare raccolte private, raccolte pubbliche per le opere d'arte. Però la gran parte delle opere minori vengono vendute all'asta e molte persone comprano mobili, quadri, sculture e inizia già allora siamo all'inizio dell'Ottocento, quale mercato in Toscana? Il mercato dell'antiquariato, perché questi conventi, queste proprietà ecclesiastiche sono una sorgente inesauribile di quadri, mobili, soprammobili, cioè è un mercato impressionante. Contemporaneamente è un mercato impressionante anche di che cosa? Ma queste chiese cosa hanno? Hanno codici miniati, per esempio, libri straordinari di preghiere, libri d'ore, quattrocenteschi, anche questi sono una fonte incredibile di mercato. Cioè, vedete, questi sono anni impressionanti. Ma questi anni sono anni molto fervidi anche dal punto di vista delle attività economiche. Perché? Molte persone comprano. E cosa comprano oltre alle case? Comprano i terreni, comprano poteri, vere e proprie fattorie. Quindi si crea la proprietà fondiaria diffusa. E naturalmente qual è l'attività che è prevalente dal punto di vista economico? L'agricoltura. E l'agricoltura ha un incentivo straordinario perché molti piccoli proprietari divengono attivissimi e cercano di valorizzare il più possibile i terreni che hanno. Produrre di più, vendere, commerciare, ecco la grande vivacità economica del periodo napoleonico. Perché dare a persone nuove la possibilità di avere proprietà, incentivare queste proprietà, fa sì che queste persone producano, si lancino nella società. Quindi quale realtà trionfa? Trionfa il mondo dell'agricoltura. E quale accademia ha peso straordinario in questi anni a Firenze? L'Accademia dei Geogofili, che ha proprio il compito di studiare tecniche nuove, e una figura emerge in questi anni per i suoi studi botanici, e questa figura è quella di Ottaviano Targioni Tozzetti. Ottaviano Targioni Tozzetti, che è un botanico, che è uno studioso di agricoltura, riesce a pubblicare delle opere che sono estremamente significative. E Ottaviano Targioni Tozzetti, proprio nel 1809, pubblica una delle sue opere più significative. È un dizionario
Dizionario botanico italiano. E che dizionario è? Il dizionario botanico italiano comprende i nomi volgari italiani, specialmente toscani, e vernacoli delle piante, con il corrispondente latino linneano. Quindi cosa vediamo? Addirittura i vocaboli comuni, i vocaboli della povera gente, i vocaboli dei contadini, registrati ufficialmente con il corrispettivo ufficiale botanico secondo la classificazione di Linneo. Apriamo a caso. Cipollaccio. Hyacinthus comosus. Cioè praticamente è un giacinto, no? Cipollaccio. Possiamo vedere in campagna questa realtà. Citraggine. Cos'era la citraggine? Melissa officinalis. Melissa officinalis, citraggine. Coda cavallina. Equisetum. È una pianta che ricorda un po' la coda di cavallo, vedete, coda cavallina. Quindi questo è un dizionario delizioso. Un dizionario delizioso perché presenta il mondo dei campi, il mondo contadino, con i suoi termini, come qualcosa di dignitoso, come qualcosa che addirittura può essere pubblicato con il corrispettivo scientifico. Vedete? E Ottaviano Stagioni Sorgenti è in questo caso realmente eccezionale. Ma Ottaviano Stagioni Sorgenti è eccezionale in questo momento, perché a cosa pensa? Pensa proprio all'agricoltura. E proprio noi vediamo, per esempio, nel 1810 pubblicate le sue lezioni di agricoltura. Lezioni di agricoltura. Lezioni di chi? Ma di Ottaviano Sargione Sorgenti. Quindi Ottaviano Sargione Sorgenti è in questo momento il botanico, il docente di agronomia più importante, soprattutto perché comprende i tempi, comprende le esigenze dello Stato napoleonico, anche se noi troviamo Elisa Basciocchi Bonaparte qui, e sostanzialmente con queste lezioni si insegna a coltivare. E si insegna a coltivare a chi? Soprattutto a questi nuovi proprietari, che hanno investito in terra, che devono imparare meglio a far produrre questi campi, e quindi ci vogliono delle guide sapienti. Quindi la Toscana di questo periodo è una Toscana in grande fermento. Voi immaginate tutte queste nuove proprietà. Voi immaginate queste trasformazioni giuridiche, il codice civile, il formulario per i notai. Vedete questi autori, professori celebri di università che si allineano al mondo popolare. Un Targioni Tozzetti che valorizza i nomi delle piante, che gira chiedendo ai contadini come chiamano quella cosa, quell'altra, le registra tutte queste voci e fa un dizionario. Ecco un fatto indubbiamente molto significativo. Questa corte è anche vivacissima dal punto di vista delle arti. Noi troviamo un grande pittore in questo momento, il pittore prediletto di Elisa Basciocchi, che è Benvenuti. Benvenuti è un bravissimo pittore. Benvenuti è uno dei pittori più importanti, Benvenuti è un pittore di Arezzo, uno dei pittori neoclassici più celebri, abilissimo nella rappresentazione di personaggi. Ma troviamo qui a Firenze anche un monumento straordinario che farà epoca,
chi vuole un monumento eccezionale per l'uomo che ha amato? Luisa Stolberg. Luisa Stolberg, la contessa d'Albany, l'amante di Vittorio Alfieri. Vittorio Alfieri resistava ogni legame e quindi Alfieri non si sposò mai. Alfieri aveva una inclinazione totale per un tipo particolare di donna. Interessavano Alfieri solo donne in una particolare condizione, sposate. Non gli interessavano le donne nubili, quelle sposate. E noi sappiamo, attraverso la sua autobiografia, tutti i suoi amori con donne sposate. Lui metteva alla prova queste donne per il loro amore. Naturalmente, per un uomo conquistare una donna sposata è un elemento di grande vanto. Soprattutto riuscire a toglierla a un altro uomo è quella la cosa straordinaria in un certo senso. Quindi Alfieri faceva queste incredibili operazioni e Luisa Stolberg aveva lasciato per Alfieri un marito celeberrimo pretendente al trono d'Inghilterra, Carlo Edoardo Stuart, perché Luisa Stolberg aveva sposato il pretendente al trono d'Inghilterra, Carlo Edoardo Stuart. Oddio, solo pretendente. Per avere un'idea del regno si era messo un trono in salotto. E voi capite che effettivamente non è la stessa cosa. Lui però aveva il trono in salotto, si sedeva su questo trono, noi lo possiamo immaginare con vesti regali, e quello forse in questo caso non aveva troppo sedotto Luisa Stolberg, un sovrano con il trono in salotto. E Alfieri fu un fulmine nella vita di Luisa Stolberg, che abbandonò il trono in salotto e preferì questo poeta, drammaturgo, incredibile. E loro dove si erano trasferiti? Si erano trasferiti a Firenze. E qual era la casa di Vittorio Alfieri a Firenze? È quel palazzo sul Lungarno Corsini, quasi di fronte al Ponte Santa Trinita, che a lungo ha ospitato il consolato inglese a Firenze. Purtroppo il consolato inglese a Firenze è stato chiuso e quindi non abbiamo più questo riferimento. Prima era un riferimento preciso, il consolato inglese è la casa di Vittorio Alfieri. È all'inizio proprio del Lungarno Corsini. Alfieri morì nel 1803. Rimase Luisa Stolberg. E Luisa Stolberg volle onorare Vittorio Alfieri nella maniera più incredibile, commissionando un monumento funebre allo scultore più importante del momento, lo scultore Antonio Canova. Il nome di Canova allora era qualcosa di assolutamente eccezionale. Canova era lo scultore più famoso e importante del mondo. Quindi una scultura di Canova era qualcosa di regale. Non a caso era lo scultore prediletto di Napoleone Bonaparte. Luisa Stolberg commissiona a Canova questo monumento e questo monumento viene realizzato e praticamente è un monumento che viene realizzato in questi anni, 1809-1810. E dove viene sistemato questo monumento con l'Italia che piange? Nella chiesa di Santa Croce. E l'epigrafe è incredibile. Se voi vedete il monumento a Vittorio Alfieri, c'è un cartiglio di gusto classico: a Vittorio Alfieri
di Asti, Luisa Stolberg. Quindi è proprio Luisa Stolberg che è lì. E noi dobbiamo a Luisa Stolberg anche un dono straordinario. Non solo Luisa Stolberg ha dato a Firenze un monumento di Canova, l'unico monumento presente a Firenze di Canova. Ma Vittorio Alfieri aveva scritto senza veli la sua autobiografia e l'ha detta a Luisa Stolberg prima di morire. A lei il compito: o bruciarla o pubblicarla. C'era tutto. C'erano gli amori precedenti, l'incontro con lei, e lei lo pubblicò. Quindi noi abbiamo, grazie a lei, la pubblicazione anche della vita di Vittorio Alfieri. Quindi questo amore incredibile che fu alimentato a lungo, anche se Luisa Stolberg era una donna ardente, molto ardente, e trovò un sostituto degno dopo la morte di Vittorio Alfieri. Chi ha rappresentato in questi anni Vittorio Alfieri, Luisa Stolberg, Ugo Foscolo? Un pittore francese raffinatissimo, di grande qualità, Fabre, il pittore Fabre. Ricorderete questo bellissimo ritratto di Ugo Foscolo con questa camicia aperta. C'è un bellissimo ritratto di Alfieri con Luisa Stolberg di Fabre. Fabre era di casa, sul Lungarno Corsini, nella casa di Vittorio Alfieri. Così di casa che divenne di casa, realmente. E praticamente ecco che Fabre diventa l'amante di Luisa Stolberg, nonostante una differenza di anni notevolissima. E Luisa Stolberg fu generosissima con questa madre, perché morendo lo lasciò erede di tutti i suoi beni. E Fabre divenne, grazie a questa relazione, uno dei pittori più ricchi. Quindi vedete una vicenda davvero molto interessante sotto questo profilo. Quindi anche la vita artistica di questo periodo è una vita indubbiamente effervescente. Ma qual è uno dei problemi? Sì, vivacità economica, vivacità commerciale, ma anche tanti poveri, anche tanti mutilati. Perché queste campagne napoleoniche che vedono tanti soldati, anche toscani, tanti soldati che muoiono, tanti soldati che rimangono feriti, mutilati, e tutti questi come vivono? Vivono male, c'è molta povertà. E dove vanno a finire? Negli ospedali. E cosa succede? Noi cominciamo a vedere, come già abbiamo visto ieri, queste spese ospedaliere che salgono, queste spese ospedaliere che aumentano costantemente. Abbiamo visto quello che aveva disposto Lodovico di Borbone: si torna a seppellire nelle chiese, nei conventi, in cambio di una cifra in denaro che andava agli ospedali. Ma Napoleone non vuole che si seppellisca in chiese e conventi. I conventi poi sono smantellati. Quindi nessuno più deve essere sepolto in luoghi consacrati. Si seppellisce in cimiteri all'esterno. Gli ospedali hanno dunque un contraccolpo e si cerca di risparmiare. E per risparmiare cosa si deve fare? Cosa ha fatto il Servizio Sanitario Nazionale recentemente per risparmiare? Voi lo sapete. Ha introdotto i farmaci generici, cioè anziché comprare le specialità medicinali, si possono preparare
quei farmaci con quelle quantità, quei prodotti, quelle dosi, e dare quelli. Chi lo può fare? Lo può fare l'ospedale, lo possono fare ditte che non hanno quel brevetto per quella specialità, e quel farmaco costa meno. E allora, tutto questo è nuovo di oggi? No, per carità. Cosa fa Elisa Basciocchi Bonaparte per venire incontro alle spese ospedaliere? Diminuirle. Qui a Firenze pubblica nel 1812 una farmacopea economica. Farmacopea economica ad uso degli ospedali di Firenze. E questa farmacopea economica cosa comprende? Comprende tanti prodotti, e questi prodotti come sono? Italiani. Cioè non si deve usare farmaci stranieri, farmaci che vengono da luoghi lontani, che vengono per esempio dalla Cina, dall'India, dall'America, costano, sono farmaci costosi, si devono usare erbe, piante, minerali che sono qui in Italia, che sono dei succedanei, che sono dei prodotti alternativi, ma che possono curare anche quelli. Quindi vedete il problema del risparmio, il problema del risparmio. E chi ci dà notizia del risparmio? In questo momento noi troviamo dei giornali. I francesi hanno voluto una nuova divisione amministrativa, e questa divisione amministrativa in Toscana è legata all'acqua. I francesi hanno come riferimento l'acqua, i fiumi e il mare. Quindi la Toscana viene suddivisa in tre dipartimenti. Arno, Ombrone, Mediterraneo. Dipartimento dell'Arno, Dipartimento dell'Ombrone, Dipartimento del Mediterraneo. E viene fatto un giornale per ogni dipartimento, per tutte le novità, eccetera. E questo giornale è un giornale molto semplice. Giornale del Dipartimento dell'Arno. Ecco il giornale del Dipartimento dell'Arno. Vedete, giornale molto semplice, fitto, molto fitto, molto fitto. Questo è di Firenze, giovedì 16 luglio 1812. Giovedì 16 luglio 1812. Ci sono tante notizie di politica estera. 1812, e cosa è in corso? La campagna di Russia, e quindi ci sono notizie sulla campagna di Russia. Ma cosa c'è che ci interessa? Noi vediamo alla fine la distribuzione delle zuppe economiche in San Firenze, con tutta la pulitezza, carità e zelo. Distribuzione di zuppe economiche. Per i poveri a San Firenze cosa c'era? Una distribuzione di zuppe economiche. Venivano prese verdure, veniva fatta una grande zuppa, un'aggiunta di pane, e veniva data. Quindi cosa noi veniamo a sapere? La presenza di tanti poveri. Cioè noi vediamo ora la distribuzione, la mensa della Caritas alla Santissima Annunziata, per esempio, ma c'era già. Nel 1812 il numero dei poveri era tale che a San Firenze c'era la zuppa economica. La zuppa economica è una creazione di questi anni. Si inventa un tipo particolare di miscuglio di verdure, di pane con patate,
e veniva cotto in grandi pentoloni, antenati delle pentole a pressione, e poi dopo veniva distribuito ai poveri, una ciotola di questa zuppa veniva là. E questo giornale ci dà proprio l'idea, e questo giornale presenta anche una realtà interessantissima: l'estrazione dei numeri del lotto. E troviamo in basso la cinquina è stata estratta. Sono dei numeri molto vicini, però è molto curioso: 32, 31, 85, 81, 34. Vedete? Questa è l'estrazione del lotto del 1812. Scusi, posso fare una domanda? C'è una curiosità. Ma quindi questa era già una pratica che serviva lo Stato per ricavare dei fondi? Certo, per ricavare del denaro. Si giocava al lotto come oggi. E lo Stato incassava sulle giocate. Ed era l'origine di del gioco del lotto? L'origine del gioco del lotto è un'origine già settecentesca, viene introdotto proprio per ricavare denaro, vista la volontà delle persone di scommettere. Praticamente insito in tanti il gioco come elemento. E noi vediamo il nuovo volto dell'amministrazione fiorentina. Qual era la figura di riferimento nel passato? La figura di riferimento era il gonfaloniere, praticamente l'antenato del nostro sindaco, in sostanza. Ma il governo francese come cambia questa figura? La cambia dandogli un nome francese. E come diventa il sindaco, quello che noi chiamiamo sindaco o il gonfaloniere? Il maire è praticamente il primo cittadino, il sindaco. E quindi noi troviamo ora i bandi con una intestazione molto precisa. Vedete, è sempre presente uno stemma, non è più però lo stemma del regno di Etruria. Questo stemma ha una grande corona, un'aquila, e chi è? È Napoleone. E qual è l'intestazione? Il maire della città di Firenze. Questo è un bando del 20 settembre 1808. E chi è maire della città di Firenze? Chi è sindaco della città di Firenze? Un esponente dell'alta aristocrazia fiorentina che ha fatto una giravolta straordinaria e che dal mondo papale, dal mondo granducale, è passato al mondo napoleonico. E come si chiama? Emilio Pucci, il marchese Emilio Pucci, antenato diretto dello stilista Emilio Pucci. Perché Emilio Pucci nel 1808 era maire di Firenze. E in questo bando di che cosa si parla? Tasse, le tasse comunali. E noi speriamo che non si prenda più spunto da questo, perché noi vediamo una tassa che noi comprendiamo benissimo ancora oggi: contribuzione fondiaria, cioè la tassa sulle proprietà, chiamiamola IMU, chiamiamola ICI, contribuzione fondiaria. Poi cosa c'è? Quale tassa c'era in vigore allora? Quella che vi dicevo tempo fa: la tassa sulle porte e sulle finestre. Ma una casa sulla strada aveva una porta sola, o ne aveva due, o ne aveva tre? Quante finestre aveva quell'appartamento?
secondo le porte, secondo le finestre, si pagava. Quindi vedete, qui lo dice esplicitamente, quella delle porte e finestre. Poi c'è la contribuzione personale, praticamente quello che noi diciamo oggi l'IRPEF, no? Cioè quanto uno guadagna, eccetera. Poi naturalmente la tassa sulle patenti. Chi ha un esercizio commerciale ha la patente di quell'esercizio. Quindi noi vediamo una realtà molto concreta in questi anni, vediamo una riorganizzazione della società. Ma Napoleone nella campagna di Russia incontrerà la sconfitta più clamorosa. L'esercito napoleonico sarà sbaragliato dai russi soprattutto attraverso una tattica astutissima. Faranno avanzare l'esercito napoleonico forte di 700.000 uomini, un esercito spaventoso, raccolto da Napoleone in tutta Europa, francesi, italiani, austriaci, tedeschi, spagnoli, olandesi, tutti insieme. I russi lo fecero avanzare fino a Mosca. Lo zar si ritirò e fece incendiare la città. I francesi arrivarono, dove era da mangiare? Dove erano i rifornimenti? Niente. A quel punto, con l'inverno russo, si fu costretti a ritirarsi. A quel punto i russi attaccarono costantemente le truppe francesi in ritirata, affamate, distrutte dal gelo. Praticamente circa 200.000 francesi dell'esercito imperiale, diciamo meglio, presi prigionieri. La gran parte morirono, una realtà spaventosa. Ecco la fine dell'impero napoleonico. Napoleone fu poi subito attaccato nel 1813, battaglia di Lipsia, crollo di Napoleone. 1814, Napoleone crolla. Napoleone dunque costretto a lasciare il potere. E a Firenze che succede? Chi è costretto a lasciare il potere? Elisa Basciocchi Bonaparte, che parte da Firenze. E chi si ripresenta? Il Granduca Ferdinando III, che però aspetta un po'. Nel 1814 il Granduca Ferdinando III aspetta, manda a Firenze un suo rappresentante, un uomo rigido, un uomo di grande devozione, che aveva l'abitudine di dire la messa da sé tutte le mattine. Naturalmente non era un prete, non poteva fare la comunione. Lui diceva di dire la messa secca, senza comunione. Lui l'aveva imparata a memoria e diceva tutta la messa. Era un pistoiese, appartenente a una delle famiglie più importanti di Pistoia, la famiglia Rospigliosi, il principe Rospigliosi. Un antenato suo era diventato nel 600 Papa Clemente IX Rospigliosi. Viene Rospigliosi, fa la faccia feroce, Firenze, arresta, condanna, Ferdinando III lascia fare. Praticamente viene Rospigliosi nell'estate a organizzare questa politica repressiva. Quando arriva Ferdinando III, a settembre, ha fatto fare la faccia feroce a Rospigliosi. Luglio, agosto, a settembre, a metà di settembre arriva il Granduca e che dice? Grazia per tutti, tutti liberi, tutti alla mia corte. Pace,
Quindi la persecuzione di chi ha inneggiato a Napoleone quanto dura? 3 mesi. Tutto è finito, tutti alla corte di Ferdinando III. Cosa aveva fatto Napoleone? Aveva insignito tanti di titoli nobiliari. I vecchi aristocratici protestano. Ci sono tutti questi nuovi nobili, conti, marchesi. Ferdinando VI dice, sono tutti nobili, tutti con me, tutti alla mia corte. Pace per tutti. La Chiesa dice, ma i conventi? Ferdinando III, anche lì è equanime. Tutti i beni ecclesiastici che sono in mano dello Stato verranno restituiti. Ma la Chiesa dice, ma tutti quelli che sono stati venduti, quello che è stato venduto, è stato venduto. Non si può tornare indietro. Ecco che questi che avevano avuto il permesso dei vescovi escono allo scoperto. Noi siamo stati autorizzati dai vescovi a comparire. Quello venduto è venduto, niente da fare. E la Chiesa deve ricominciare lentamente. Quindi vedete con Ferdinando III, 1814, restaurazione, quale clima si impone? Pace. Tutti alla corte di Ferdinando III, nessuna condanna, nessuna recriminazione. E quindi Firenze cosa diventa? Diventa il luogo in cui tutti gli esponenti del mondo napoleonico si trasferiscono perché c'è enorme tranquillità. E difatti chi viene? Chi viene subito a Firenze? Viene Giuseppe Bonaparte, il fratello di Napoleone, che prende il palazzo Serristori in affitto. Viene Camillo Borghese, principe romano, celeberrimo della famiglia Borghese. Ma Camillo Borghese gli aveva sposato Paolina Bonaparte, immortalata da Canova. E lui che fa? Viene a Firenze, perché il clima a Firenze è perfetto. E cosa realizza Camillo Borghese? È il palazzo Borghese in via Ghibellina. Vedete dunque che Firenze diventa un'oasi di pace, di serenità, grazie a Ferdinando III. Ecco, io mi fermo qui e ci vediamo la settimana prossima. Avete delle domande, avete curiosità? Quanto riguarda il codice civile? Sì.